Benvenuti, buongiorno a tutti. Sono Emanuele Linarello, sono il product manager per i componenti del cablaggio strutturato della Bidicino. Oggi affronteremo l'argomento dell'infrastruttura multiservizio per gli edifici residenziali, detta anche FTTH. Il tempo per le domande lo lasciamo alla fine. La presentazione dovrebbe durare intorno ai 50 minuti, quindi abbiamo comunque 10 minuti per eventuali domande. Allora, parliamo di FTTH, quindi Fiber to the Home, infrastruttura multiservizio in fibra ottica per gli edifici residenziali. Prima di iniziare a parlare di norme, leggi specifiche, vediamo come mai siamo qui a parlare di nuovo della fibra ottica per il residenziale? Da dove parte la nostra storia? La nostra storia parte semplicemente perché nel 2020 l'Unione Europea ci ha letteralmente bacchettato, ha detto all'Italia che avevamo promesso di cablare il 90% del territorio italiano tra il 2015 e il 2020, purtroppo non l'abbiamo fatto. Però nel 2020 ci siamo impegnati con la comunità europea proprio per cablare almeno nei prossimi 5 anni il 90% del territorio italiano. Questo perché? Perché purtroppo l'abbiamo capito anche grazie al Covid, il modo di fruire le informazioni all'interno delle nostre abitazioni è cambiato. All'interno delle abitazioni sono aumentati i componenti connessi, sono aumentati addirittura il numero dei computer, il numero dei device connessi e quindi negli ultimi 2 anni è aumentata a dismisura la richiesta di banda all'interno delle nostre abitazioni. Quindi lo stesso modo di fruire le informazioni all'interno delle abitazioni è cambiato. Abbiamo bisogno di più velocità, abbiamo bisogno di più connettività, abbiamo bisogno di più banda. Ecco perché la cosa migliore è passare a della connettività in fibra ottica. E se vi ricordate anche proprio nel 2020 i due maggiori operatori di telefonia in fibra ottica, quindi TIM e Open Fiber, hanno deciso di unirsi, di creare questa nuova joint venture, questa nuova azienda che si chiama FiberCop, il cui scopo unico è proprio quello di andare a cablare il 90% del territorio italiano da qui fino al 2025-2026. E in più, se vedete, una pubblicità su 5 ormai in televisione parla proprio di fibra ottica e di connettività veloce. Il servizio di Sky Wi-Fi, per esempio, è nato proprio alla fine del 2020 e l'ultima nata, JustSpeed, è arrivata nel 2021. Questo significa che il mercato si sta muovendo tanto su quelle che è la connettività in fibra, perché sa benissimo che effettivamente gli utilizzatori della fibra ottica aumenteranno sempre. E in più lo stesso governo, o meglio, la stessa Europa con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si è impegnato a favorire la connettività per la maggior parte delle famiglie. Qui per esempio vediamo una delle slide del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è proprio la mission 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Uno degli obiettivi da qui al 2026 è proprio portare la connessione veloce, quindi la connessione in fibra ottica, a 8,5 milioni di Tornando ancora un po' più indietro nel tempo, torniamo alla famosa legge Blocca Italia, la legge dell'11 novembre 2014, che dice praticamente che per tutte le nuove costruzioni, dal 1 luglio 2015, c'è l'obbligo di dotare le nuove costruzioni di una dorsale in fibra ottica passiva, che parte dai punti di accesso e arriva fino ai singoli appartamenti. Questa legge è stata poi interpretata da una norma CEI, che è la 306/22, che
che è diventata 306.2 proprio nel 2020, perché nel 2020 la norma CEI è stata rivista. E questa norma CEI definisce proprio quali devono essere i componenti e le disposizioni per l'infrastruttura degli edifici e come devono essere fatti questi impianti di comunicazione elettronica passiva. E in più, proprio all'inizio di quest'anno è arrivata l'obbligatorietà della etichetta di edificio predisposto per la banda ultralarga. Fino al gennaio 2022 questa etichetta, che poteva essere presentata o non presentata, era volontaria da parte dell'installatore, adesso è proprio diventata una obbligatorietà. Quindi, tra tutta la documentazione presentata dall'installatore, l'installatore deve certificare che il nuovo edificio o la riqualificazione, perché non ci dimentichiamo che ogni volta che io costruttore richiedo il permesso di costruire, questo vale sia per le nuove costruzioni che per le riqualificazioni, ho l'obbligo di dotare la nuova costruzione di un'infrastruttura multiservizio e quindi in questo caso ho l'obbligo di presentare questa etichetta qui di edificio predisposto per la banda ultralarga. E non ci dimentichiamo che, così come è stato fatto per l'efficientamento energetico dell'immobile, dotare l'immobile di un'infrastruttura multiservizio permette agli operatori, quindi ai costruttori, di far aumentare sul mercato il valore degli appartamenti stessi. Che cosa prevede la famosa legge del 2015? Dice che tutti gli edifici di nuove costruzioni per le quali le domande di autorizzazione edilizia sono state presentate dopo il 1 luglio del 2015 devono essere dotati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva, che è costituita da adeguati spazi installativi, ma che è costituita anche da tutto quello che definisce gli impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica. All'inizio molti addetti ai lavori avevano interpretato la legge come se fosse come se bastasse solo ed esclusivamente dotare gli edifici solo degli spazi installativi. In realtà no, la norma CEI e la legge sono abbastanza vincolanti, e quindi io devo costituire sia gli adeguati spazi installativi, ma devo anche dotare la mia nuova costruzione di un impianto, di un'infrastruttura passiva in fibra ottica, a partire dai punti di accesso fino ad arrivare al singolo appartamento. I punti di accesso possono essere due o più di due. Aspettate che, eccoci qua. I punti di accesso possono essere solitamente due o anche possono essere anche più di due. Solitamente abbiamo un punto di accesso sul tetto per tutti i servizi che arrivano dal tetto. Pensiamo per esempio al satellite o alla TV digitale terrestre e un punto di accesso nel sottosuolo, come possono essere per esempio tutte le reti pubbliche di comunicazioni, quindi di telefonia. Qui vediamo un estratto della norma dove proprio potete vedere come vengono addirittura definiti come devono essere fatti gli spazi, quindi le dimensioni degli spazi, dei cavelli e delle tubazioni che servono per l'infrastruttura multiservizio. La stessa norma parla di fibra ottica di tipo monomodale, con connettori SC-APC. I connettori SC-APC sono i classici connettori verdi più usati a livello consumer. E anticipo una delle domande che di solito viene fatta: si usa la fibra ottica monomodale anche se stiamo parlando di lunghezze abbastanza contenute, semplicemente perché la fibra ottica monomodale rispetto alla fibra ottica multimodale è meno sensibile ai raggi di curvatura. E visto che all'interno di un edificio il passaggio che deve fare la fibra da ogni appartamento fino al locale tecnico è abbastanza tortuoso, è meglio utilizzare in questo caso della fibra ottica monomodale. Qui vediamo quali sono i componenti definiti dalla norma CEI 306.2 e che costituiscono alla fine l'infrastruttura multiservizio.
Partiamo partendo dal tetto dalla STOM, quindi dalla scatola di terminazione ottica di montante. Abbiamo una patch cord a 8 fibre, un cavo a 8 fibre ottiche che parte dal tetto, parte dalla STOM per arrivare fino al locale tecnico e fino a quello che viene chiamato CSOE servizi. Dopodiché abbiamo uno o più CSOE per la distribuzione all'interno delle unità abitative, lo vedremo dopo dove vengono collegate. E le nostre STOA, abbiamo la STOA vera e propria, quindi la scatola di terminazione ottica di appartamento, che non è altro che la scatoletta che troviamo all'interno dell'appartamento con le quattro fibre solitamente preconnesse, e abbiamo poi l'unico componente che non viene definito come obbligatorio dalla 306.2, che è il QDSA, il quadro per la distribuzione dei segnali di appartamento. Ma è un componente molto consigliato perché serve come centrostella. Lo vedremo dopo. Tutti i servizi che io porto all'interno dell'appartamento con la STOA e quindi in fibra ottica, all'interno dell'appartamento poi vengono riconvertiti. Quindi abbiamo una conversione, abbiamo degli apparati attivi che convertono il segnale in fibra ottica in rame. E quindi se ho più di un servizio, pensate per esempio a TV satellite e telefonia, devo utilizzare almeno due convertitori. E quindi avere un unico spazio per mettere questi convertitori all'interno dell'appartamento sicuramente torna utile. Ecco perché il quadro per la distribuzione dei segnali di appartamento viene consigliato dalla stessa norma. L'unico componente che non fa parte dell'infrastruttura multiservizio, ma semplicemente perché viene solitamente fornito dagli operatori di telefonia, è il ROE, il ripartitore ottico di edificio, da cui partono le fibre ottiche degli operatori di telefonia per andare a raggiungere il singolo appartamento e quindi per entrare dentro il CSOE servizi e automaticamente all'interno delle store. Partendo proprio dall'appartamento, quindi partiamo dalla STOA, dalla scatola di terminazione ottica di appartamento. In questo caso, nel nostro caso, se andiamo a vedere i prodotti della Bitticino, abbiamo quattro metrature diverse: la STOA da 20, da 30, da 50 e da 70 metri. E il bello dei nostri prodotti è che le nostre STOA, o comunque in generale tutte le nostre fibre ottiche, sono già precablate sia da una parte che dall'altra. Quindi semplicemente l'installatore non deve far altro che far passare il tubo all'interno, il cavo in fibra ottica all'interno dei cavelli e andare a collegare poi le fibre ottiche nel modo giusto in rastrelliera sui CSOE. Poi vedremo come viene fatto. E infatti qua vediamo per esempio la testa di tiro che troviamo all'interno della STOA che serve proprio per tirare il cavo all'interno delle tubazioni. L'unica accortezza che chiediamo ai nostri installatori è quello di maneggiare il cavo con cura. Questo perché non stiamo parlando di cavi in rame che posso stressare e tirare più o meno come voglio, ma stiamo parlando di cavi in fibra ottica e sappiamo benissimo che il cavo in fibra ottica, se viene tirato troppo, viene stressato troppo, rischia di spezzarsi. Questo significa che ho spezzato il mezzo di trasmissione del segnale ottico e quindi il segnale non passa e la fibra è da riconnettere, da rifare. Iniziamo con uno dei video. Tutti questi video li potete trovare sul nostro canale YouTube dedicato, Bitticino Professional, e questi video faranno vedere come vengono realizzati, come vengono collegati i vari componenti facenti parte dell'infrastruttura multiservizio. Partiamo dalla storia. Vediamo adesso come montare la scatola di terminazione ottica di appartamento STOA dentro il quadro per la distribuzione dei segnali di appartamento QSDA. Togliere la piastra di fissaggio della STOA dalla confezione e posizionarla sulla guida DIN. Svolgere completamente il cavo dalla bobina e portarlo dal quadro di distribuzione dei segnali di appartamento al CSOE. Prima di fissare la STOA sulla piastra di fissaggio, bisogna rimuovere le apposite sezioni identificate dai pretagli della base.
Spostiamoci ora al CSOE e vediamo come collegare le quattro fibre connettorizzate della STOA dentro il CSOE. Far passare il cavo a quattro fibre con la guaina e la testa di tiro ancora montati, facendo passare il cavo al di sotto degli elementi contenitivi, così come mostrato dal filmato. Realizziamo una matassa di cavo bianco con il velcro. Il diametro della matassa deve essere di circa 18 cm e posizioniamo poi la matassa all'interno del CSOE. Rimuoviamo poi il nastro adesivo che blocca la calza sulla guaina del cavo. Rimuoviamo parzialmente la calza fino ad esporre i filati aramidici del cavo e degli elementi di rinforzo annodati tra loro. Tagliare i filati aramidici in testa al cavo bianco. Tagliare poi la testa di tiro in fondo al cavo e sfilare i connettori delle quattro fibre dalla guaina. Dopo aver sganciato la rastrelliera, tirarla verso l'esterno fino a fine corsa. Raccogliere poi in una matassa di circa 6 cm di diametro le quattro fibre preconnettorizzate, escludendo di volta in volta la più corta, in modo di ottenere che la lunghezza delle fibre sia simile a quella inizialmente più corta. Fissare poi la matassa con del velcro oppure con la spirale plastica in dotazione, posizionandola nel fermo dentro il CSOE. Far attraversare alle quattro fibre il passaggio attaccato alla rastrelliera, allargando i due supporti se necessario. Rimuovere poi i tappi degli adattatori sulla rastrelliera lato sinistro ed inserire i connettori dopo averli privati del tappo di protezione della fibra. I connettori devono essere installati in verticale sugli adattatori, così come mostrato nel filmato. Riportare la rastrelliera nella posizione iniziale e chiudere poi gli sportelli. Ecco, come abbiamo visto, la cosa più importante è permettere il passaggio del segnale all'interno della fibra ottica e quindi le fibre devono essere raccolte in delle matasse ben definite e soprattutto la fibra all'interno del CSOE deve percorrere dei percorsi ben stabiliti. Questo serve proprio per favorire il passaggio del segnale. Passiamo ora ai CSOE, quindi ai centri al centro di servizi ottico di edificio. Il CSOE viene diviso solitamente in due. Abbiamo il CSOE servizi, che non fa altro che raccogliere le fibre provenienti dal tetto, quindi dalla STOM, e le connette ad una rastrelliera rendendole disponibili ai vari CSOE distribuzione. Quindi il CSOE servizi serve per prendere tutti i servizi che devono essere distribuiti negli appartamenti e renderli disponibili ai CSOE distribuzione. Nel nostro caso ogni CSOE distribuzione riesce a coprire fino a 8 appartamenti. Il CSOE distribuzione invece a che cosa serve? Serve per raccogliere tutte le fibre provenienti dagli appartamenti, quindi dalle STOA, e le connette ad una rastrelliera rendendole disponibili agli operatori di telefonia e ai servizi che arrivano dal CSOE servizi. E qui vediamo una foto, l'abbiamo visto anche nell'immagine, di come è fatto il CSOE, i CSOE, e semplicemente abbiamo due distinte sezioni. La sezione edificio che si trova sulla sinistra, quindi tutte le fibre che arrivano dall'edificio
arriveranno nella parte sinistra del CSOE e devono essere collegati in quella parte lì. La sezione di accesso dell'operatore invece la troviamo sulla parte destra ed è dove arrivano tutti i servizi che devono poi arrivare all'interno delle STOA e quindi all'interno di ogni appartamento. Solitamente viene posizionato il CSOE servizi in alto e i vari CSOE distribuzione in basso e con un collegamento tra i vari CSOE. Lo vedremo dopo perché soprattutto quando ho quando devo posizionare gli splitter devo riuscire a passare da un CSOE all'altro proprio per permettere il passaggio dei vari segnali, quindi delle varie fibre e quindi dei vari servizi. Vediamo adesso come si installa il CSOE. Vediamo adesso come montare il centro servizio ottico di edificio CSOE tramite il telaio C9 Frame. Apriamo la confezione del telaio e tiriamo fuori le staffe, la busta accessori e le piastre metalliche. Tiriamo fuori dalla confezione il CSOE TV, apriamo lo sportello destro tramite la chiave esagonale in dotazione e tiriamo fuori la busta accessori. Subito dopo togliamo i coperchi alla base e alla sommità dello scomparto destro. Questo ci servirà per far passare meglio le fibre da un CSOE all'altro. Facciamo la stessa operazione con il C9 CSOE. Fissiamo le staffe a parete e montiamo la piastra metallica se il totale dei CSOE da montare è 2. La piastra metallica non deve essere montata nel caso in cui sul telaio dobbiamo montare 3 CSOE. Posizioniamo il primo C9 CSOE in basso e lo blocchiamo alle piastre metalliche con le viti in dotazione. Poi posizioniamo il C9 CSOE TV in alto sopra tutti gli altri CSOE e lo blocchiamo alle piastre metalliche con le viti in dotazione. Facciamo attenzione di lasciare solo il primo coperchio in alto e l'ultimo coperchio in basso del lato destro di CSOE, rimuovendo tutti quelli intermedi per permettere il passaggio delle fibre da un CSOE all'altro. Quindi abbiamo visto come si installano in cascata i vari CSOE e che bisogna lasciare comunque il passaggio per le fibre tra un CSOE e l'altro. E vediamo adesso che cosa sono gli splitter e come vengono installati. Lo splitter, dall'inglese to split, separare, è semplicemente un dispositivo utilizzato nelle telecomunicazioni che ha la funzionalità di ripartire il segnale, quindi mi prende un segnale e me lo divide in uno o più segnali. Nel nostro caso abbiamo uno splitter con un ingresso e quattro uscite, che solitamente viene utilizzato nel CSOE servizi, e abbiamo poi un altro splitter con un ingresso e otto uscite e con che serve appunto per dividere il segnale in otto segnali uguali. E vediamo come si installa soprattutto lo splitter 8, che è quello che viene installato nel CSOE distribuzione e che deve essere poi collegato al CSOE servizi, perché è quello splitter che va a prendere il segnale sul CSOE servizi che arriva dal tetto, solitamente il segnale TV e satellite insieme. Vediamo ora come montare lo splitter 8 dentro il CSOE. Apriamo la confezione e lo togliamo dalla busta. Lo splitter deve avere un ingresso e 8 uscite preconnettorizzate. Rimuoviamo la staffa dello splitter sollevando la linguetta destra e contemporaneamente spingendolo verso destra. Inseriamo poi due fascette sulla staffa e fissiamo uno o due splitter mantenendoli in battuta con l'etichetta visibile verso l'alto.
Riposizioniamo la staffa splitter spingendola verso sinistra, facendo attenzione ad avere l'ingresso in e le uscite out sulla destra. Dopo aver sganciato la rastrelliera, la tiriamo verso l'esterno fino a fine corsa e facciamo passare le 8 uscite dello splitter dal lato sinistro a quello destro attraverso gli elementi mostrati. Rimuoviamo il tappo degli adattatori sulla rastrelliera e inseriamo i connettori delle uscite dello splitter dopo averli privati del tappo di protezione della fibra. Raccogliamo in una matassa di 6 cm di diametro la fibra d'ingresso dello splitter preconnettorizzata e la fissiamo con del velcro oppure con la spirale plastica in dotazione. Facciamo poi passare la fibra d'ingresso dello splitter dal lato sinistro a quello destro del CSOE attraverso gli elementi mostrati. Colleghiamo la fibra d'ingresso dello splitter ad una delle uscite del CSOE TV. In questo modo il segnale TV splittato verrà portato all'ingresso della stoa tramite il CSOE. Nota bene, l'ingresso dello splitter 8 deve essere collegato nella parte destra del CSOE TV, mentre le uscite dello splitter 8 devono essere collegate nella parte destra del CSOE. Dopodiché riportare in sede la rastrelliera e chiudere i coperchi. Come avete visto, questo è l'unico passaggio fondamentale per cui bisogna prestare un po' più di attenzione, semplicemente perché devo prendere l'ingresso dello splitter che è montato all'interno del CSOE distribuzione, portarlo al CSOE servizi per andare a prendere il servizio che deve essere splittato, quindi diviso in 8, per essere portato poi all'interno delle store. Sulla rastrelliera abbiamo in orizzontale i vari servizi, fino a 4 servizi, avete visto, e in verticale abbiamo il numero degli appartamenti. Quindi appartamento 1, appartamento 2, fino ad arrivare all'appartamento numero 8. E in questo caso qui stiamo guardando il cavo a 8 fibre, quindi la patch cord, anche in questo caso preconnettorizzata sia da una parte che dall'altra, quindi con già collegati i connettori SC a PC e con già la fibra collaudata e testata, ed è il cavo a 8 fibre che parte dal tetto, quindi dalla STOM, dalla scatola di terminazione ottica di montante, per arrivare all'interno del CSOE servizi. Queste 8 fibre servono per prendere i servizi che arrivano dal tetto e portarli nel locale tecnico all'interno del CSOE servizi. Abbiamo 8 fibre disponibili, solitamente dal tetto arrivano uno o due segnali e quindi avrò una o due fibre attive per cui avremo uno o due splitter all'interno di ogni CSOE che mi servono per dividere i miei segnali. E passiamo poi alla STOM, quindi la scatola di terminazione ottica di montante. Che cos'è? È semplicemente un terminale di testa che serve per convogliare, per prendere tutti i segnali che arrivano dal tetto, satellite, TV digitale terrestre, ma può arrivare anche un servizio di telefonia. Pensiamo per esempio a quei servizi di broadcasting tipo Eolo, per cui internet non arriva dal sottosuolo ma arriva proprio attraverso il satellite. La scatola di terminazione di testa, quindi la STOM, serve per prendere tutti questi servizi e portarli attraverso la patch cord fin giù nel locale tecnico per essere collegati all'interno del CSOE servizi e per essere poi resi disponibili ai CSOE distribuzioni. Andiamo a vedere come si monta il C9 testa, quindi la nostra STOM, e come vengono collegati in rastrelliera le 8 fibre. Vediamo adesso come montare la scatola di terminazione ottica di montante ed il cavo ad 8 fibre che arriva al CSOE TV. Togliamo dalla confezione il C9 testa e lo apriamo spingendo gli inserti laterali verso l'alto.
All'interno troveremo poi le chiavi per poterlo richiudere. Fissiamo poi il C9 testa al muro con le viti in dotazione. Apriamo poi la confezione del cavo ad 8 fibre ottiche e lo liberiamo dalle fascette in modo da poterlo svolgere completamente. Liberiamo poi gli 8 connettori fissati sul coperchio della bobina. Alziamo i vassoi portagiunti e rimuoviamo i tappi degli adattatori sulla rastrelliera. Inseriamo poi gli 8 connettori dentro gli adattatori, dopo averli privati del tappo di protezione della fibra. Abbassiamo il vassoio portaggiunti ed avvolgiamo le 8 fibre facendo attenzione a far passare i cavi al di sotto degli elementi contenitivi. I cavi dovrebbero fare un giro completo più mezzo giro prima di arrivare all'uscita del C9 testa. Togliamo il passacavo, priviamolo del tappo e fissiamo il cavo come mostrato. Togliamo i pigtail dalla confezione e rimuoviamo i tappi degli adattatori sulla parte bassa della rastrelliera. Inseriamo poi gli 8 connettori dei pigtail dentro gli adattatori, dopo averli privati del tappo di protezione della fibra. Con un cacciavite spingiamo verso l'alto le alette per permettere il passaggio dei cavi. Facciamo passare poi le 8 fibre dei pigtail attraverso le alette che abbiamo aperto e blocchiamo i cavi con i passacavi in dotazione. Infine abbassiamo il vassoio portaggiunti e chiudiamo il coperchio del C9 testa. Quindi, come abbiamo visto, anche nella STOM abbiamo dei percorsi prestabiliti da far passare alla fibra, proprio per fargli fare delle curvature prestabilite per permettere il passaggio del segnale e così come nei CSOE, sulla rastrelliera della nostra STOM, abbiamo semplicemente degli accoppiatori di connettori SC-APC che servono per mettere insieme il segnale di ingresso e il segnale di uscita. Insieme alla STOM vengono forniti anche 8 pigtail che servono per posizionare la STOM, collegarla e andare poi a legare questi pigtail ad unirli alle fibre che ci sono in ingresso. Però ovviamente i pigtail possono anche non essere usati e posso entrare direttamente all'interno della STOM con la mia fibra attiva. E vediamo come si installa adesso lo splitter 4 all'interno del CSOE servizi. Avremo un passaggio destra-sinistra diversa dallo splitter 8 semplicemente perché
devo prendere il servizio che arriva dal tetto e lo devo andare a rendere disponibile in rastrelliera, per essere poi collegato in uscita con lo splitter. Vediamo ora come montare lo splitter 4 dentro il CSOE TV. Apriamo la confezione dello splitter 4 e lo togliamo dalla busta. Lo splitter deve avere un ingresso e quattro uscite preconnettorizzate. Rimuoviamo la staffa splitter dal modulo CSOE sollevando la linguetta destra e contemporaneamente spingendola verso destra. Inseriamo due fascette sulla staffa come mostrato. Fissiamo uno o due splitter con le fascette, mantenendoli in battuta così come mostra il filmato e con l'etichetta visibile in alto. Riposizioniamo poi la staffa splitter dentro il CSOE TV, spingendola verso sinistra. Fare attenzione ad avere l'ingresso in e le uscite out sulla destra. Dopo aver sganciato la rastrelliera, la tiriamo verso l'esterno fino a fine corsa e facciamo passare l'ingresso dello splitter dal lato sinistro a quello destro attraverso gli elementi mostrati. Rimuoviamo il tappo degli adattatori sulla rastrelliera e inseriamo l'ingresso dello splitter dopo averli privati del tappo di protezione della fibra. Raccogliamo in una matassa di 6 cm di diametro le 5 fibre preconnettorizzate. Fissiamo poi la matassa di 5 fibre dello splitter con del velcro oppure con la spirale plastica in dotazione e la posizioniamo nel fermo dentro il CSOE TV. Rimuoviamo i tappi degli adattatori sulla rastrelliera nel lato sinistro e inseriamo i connettori di uscita dello splitter dopo averli privati del tappo di protezione della fibra. Nota bene, l'ingresso dello splitter 4 deve essere collegato nella parte destra del C9 CSOE TV, mentre le uscite dello splitter 4 devono essere collegate nella parte sinistra. Riportare poi la rastrelliera nella posizione iniziale. Cosa molto importante quando parliamo degli splitter è sapere bene dove devono essere posizionati. Lo splitter 8 può essere posizionato sia nel CSOE distribuzione che anche nel CSOE servizi. Lo splitter 4 invece viene posizionato solo ed esclusivamente nel CSOE servizi. Come viene fatta la scelta? Dipende dal numero di appartamenti che devo andare a coprire. Fino a 32 appartamenti posso posizionare lo splitter 4 all'interno del CSOE servizi perché, dato che ogni CSOE distribuzione serve fino a 8 appartamenti, devo portare il segnale in 4 diversi CSOE distribuzione e quindi mi serve lo splitter 4. Se invece ho più di 32 appartamenti, quindi devo utilizzare più CSOE, posso arrivare massimo con la nostra infrastruttura multiservizio a 8 CSOE. E quindi in questo caso all'interno del CSOE servizi, così come anche all'interno di ogni CSOE, devo andare a posizionare uno splitter 8, perché devo prendere il servizio che arriva dal tetto e lo devo dividere in 8 parti per andare in 8 diversi CSOE distribuzioni. E parliamo adesso del QDSA. Il quadro per la distribuzione dei segnali di appartamento non è altro che uno spazio tecnico che è complementare al quadro elettrico e contiene la parte passiva, che possono essere patch panel, patch cord, eccetera, eccetera, e contiene anche la parte attiva, quindi modem, router, switch, convertitori, fibra rame, e che serve per distribuire in modo ottimale i nostri servizi. Il QDSA è l'unico elemento dell'infrastruttura multiservizio che non è obbligatorio per legge, ma è fortemente consigliato dalla norma 306.2 e serve appunto per realizzare un'ottimale distribuzione all'interno dell'unità abitativa. È come se ho un centro stella per tutti i servizi che devono essere distribuiti. Nel nostro caso, rispetto a quello che si trova sul mercato, il nostro QDSA viene realizzato unendo un apposito kit di componenti passivi di cablaggio strutturato con uno qualsiasi dei centralini della gamma BDC, quindi linea Abita, linea Space o Flatwall.
I kit sono due, 36 moduli o 54 moduli, e i componenti di cablaggio strutturato vengono montati su guida DIN in modo rapido, flessibile e riconfigurabile. E da che cosa sono composti questi kit? Lo vediamo qua. Questo per esempio è il kit per il centralino da 36 moduli. Il kit non è altro che una griglia metallica da 12 cm che viene fissata sulle barre DIN con delle apposite clip in dotazione. Abbiamo un mini patch panel a quattro posti con i connettori RJ45 categoria 6 UTP. Volendo, visto che il mini patch panel è anche schermato, posso anche montare dei connettori diversi e quindi posso scegliere una categoria diversa. Invece della categoria 6 posso scegliere la 6A, per esempio, se ho bisogno di più banda, e posso addirittura scegliere dei connettori schermati, perché il mini patch panel è già schermato. Avrò in più delle patch cord, quattro patch cord per andare a collegare le mie quattro RJ45 sul mini patch panel con qualsiasi componente, tipo per esempio uno switch, da fissare all'interno del QDSA. Avrò tre fascette in velcro da 70 cm che mi servono per fissare i componenti attivi sulla griglia metallica. E avrò, nel caso del kit da 36 moduli, una presa salvaspazio che solitamente viene collegata al quadro elettrico. La presa mi serve perché all'interno del QDSA sicuramente avrò almeno un componente attivo da alimentare. Nel caso del kit da 54 moduli è praticamente identico, l'unica differenza è che invece di avere una griglia metallica, avrò due griglie metalliche non da 12 cm ma da 18 cm. Anche queste vengono fissate sulle barre DIN con le clip in dotazione. Avrò anche in questo caso il mini patch panel, i connettori RJ45, le patch cord, le fascette in velcro per fissare i componenti attivi sulle griglie metalliche, e al posto della presa salvaspazio, visto che il centralino è più largo, il QDSA è più largo e quindi molto probabilmente devo posizionare al suo interno più componenti attivi, avrò una multipresa da 10-16 ampere. Analizziamo adesso, prima di finire e di passare alle domande, un caso tipo. Vediamo come parto dal numero di appartamenti della mia palazzina e arrivo a costruire la mia infrastruttura multiservizio, cercando di capire bene quali sono i prodotti e quali sono le quantità. Quindi il caso tipo: partiamo da una palazzina di 5 piani con 6 appartamenti per piano, quindi abbiamo 30 appartamenti in totale. Un servizio, quindi una fibra ottica per il segnale TV e il segnale satellite, che solitamente viaggiano insieme, perché possono essere miscelati insieme sul tetto, visto che viaggiano su lunghezze d'onda diverse, per poi essere demiscelati all'interno dell'appartamento. E il secondo servizio è una fibra ottica per la linea internet. Vediamo come viene costruita l'infrastruttura multiservizio. Quindi, partendo dal tetto, avrò sicuramente un C9 testa, quindi una STOM, una patch cord, un CSOE servizi. Quanti CSOE distribuzione devo considerare? Ho 30 appartamenti, abbiamo detto che un CSOE distribuzione riesce a servire fino a 8 appartamenti diversi, quindi in questo caso avrò 4 CSOE distribuzione. E quante STOA devo considerare? Una per ogni appartamento, e quindi in questo caso avrò 30 STOA, ovviamente con metrature diverse. E questa è la mia infrastruttura multiservizio. Questa è la lista della spesa per costruire la mia infrastruttura multiservizio per andare a coprire una palazzina di 30 appartamenti. Quindi avrò 4 C9 CSOE distribuzione, avrò un CSOE servizi, avrò uno splitter 4 all'interno del CSOE servizi, avrò uno splitter 8 all'interno di ogni CSOE distribuzione, e quindi, visto che i CSOE distribuzione erano 4, mi servono anche 4 splitter 8, avrò un C9 testa, quindi la nostra STOM, avrò un totale di 30 STOA, 12 STOA da 20 metri per i piani più bassi, 12 STOA da 30 metri per i piani un po' più alti, e l'ultimo piano avrò 6 STOA da
50 metri. Dopodiché devo considerare 30 kit per realizzare il mio QDSA da associare a parte a, 100, a 30 centralini diversi, e una patch cord da 50 metri che parte dalla stomma e arriva fino al CSV servizi che si trova nel locale tecnico, e almeno due C9 frame che sono quei telai che abbiamo visto nei video su cui poi vengono fissati i C9 CSV. E questa è la lista della spesa per realizzare un'infrastruttura multiservizio per andare a coprire una palazzina di 30 appartamenti. Con la presentazione abbiamo finito. Andiamo a vedere se... aspettate che interrompo prima la condivisione. Andiamo a vedere se ci sono delle domande. Allora, il signor Bagalini chiede, ho mancato un passaggio, che corrugato viene consigliato per passare le fibre? Se non ricordo male, la norma CEI 306.2 vengono considerati dei corrugati da 40 mm. Poi... basta. Non ci sono altre domande. Se ci sono delle domande, scrivetele pure in chat. Siamo qua per questo. Se avete dei dubbi, anche successivamente, ovviamente, siamo a vostra disposizione. Io sono a vostra disposizione. Ripeto, sono Emanuele Linarello e mi potete tranquillamente contattare per qualsiasi dubbio o qualsiasi informazione vi serva per quanto riguarda l'infrastruttura multiservizio. Se ci sono altre domande, se no vi ho rubato già 50 minuti, vi ho rubato già tanto tempo, quindi ci possiamo salutare. Niente, non vedo nessun'altra domanda, quindi vi ringrazio per la visione di questo webinar. Lo troverete nei prossimi giorni sul anche questo sul nostro sito Piticino Professional, dove vi ricordo potete trovare i video che abbiamo visto durante la presentazione, e per qualsiasi dubbio, qualsiasi incertezza, per qualsiasi domanda rimaniamo a vostra disposizione. Grazie mille e buona serata a tutti.